segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ritiene che al momento non ci sia la possibilità di un cessate il fuoco in Ucraina come era stato richiesto dagli Stati Uniti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su Twitter di aver discusso con il presidente americano Joe Biden un nuovo pacchetto d'aiuti alla sicurezza e una possibile nuova assistenza finanziaria da parte degli Stati Uniti. Joe Biden ha annunciato in una telefonata l'invio di altri 800 milioni di dollari di nuove armi, riferisce la Casa Bianca. Finlandia e Svezia faranno richiesta di entrare nella NATO. L'annuncio è stato dato dalle due rispettive prime ministre Sanna Marin e Magdalena Andersson. Da quando è scoppiato il conflitto russo-ucraino, la storica prudente distanza di Helsinki e Stoccolma dall'Alleanza Atlantica, che pure le ha portate ad essere paesi partner, si è ridotta sempre di più. Nelle ultime 24 ore l'Italia registra 62.037 nuovi casi di Covid a fronte di 419.995 tamponi. Secondo il Ministero della Salute i morti sono 155, i dimessi e guariti 63.318, mentre scendono gli ingressi in terapia intensiva meno 14 e le ospedalizzazioni meno 41, un tasso di positività al 14,8%. Cala il numero dei positivi e dei ricoverati in terapia intensiva anche in Lombardia, meno 3 rispetto a ieri nelle terapie intensive, mentre a fronte di 67.523 tamponi effettuati ci sono 8.723 nuovi positivi, ieri 11.669, tasso di positività che si attesta al 12,9%, ieri al 12,8%, 15 le vittime. I dati per province vedono a Milano 2.844 nuovi contagi, di cui 1.239 a Milano città, a Pavia 441. Da giovedì 14 aprile al via la somministrazione del secondo booster, cioè la quarta dose per gli over 80 in Lombardia, sia nei centri vaccinali sia nelle 503 farmacie che in regione già partecipano alla campagna, riferisce Federfarma Lombardia. Ma non è l'unica novità. Dal 1 maggio, per alleggerire le lunghe liste d'attesa, Regione Lombardia apre gli ambulatori per TAC, risonanza magnetica e mammografie anche la sera e nei pomeriggi del weekend. La pandemia non è finita, ci sono numeri di circolazione virale significativi, ma dobbiamo avere fiducia nella scienza, tra i vaccini e l'uso delle mascherine che è e resta essenziale, ha detto il ministro della Salute Speranza. Sulla quarta dose partiamo con over 80 e fragili over 60, valuteremo se immaginare dall'autunno richiami per altre fasce con i vaccini aggiornati. Nell'anno dell'inizio della pandemia calano i redditi dichiarati, il giro d'affari che alimenta l'IVA, il paese è spaccato tra nord e sud e sono ancora pochissimi quelli che dichiarano redditi alti, redditi riferiti al 2020, gli autonomi dichiarano oltre il doppio dei dipendenti, i pensionati dichiarano pochissimo, il quadro è fornito dalla consueta rilevazione del Ministero dell'Economia. L'autore dell'attacco alla metropolitana di New York, Frank James, è stato arrestato, riporta la CNN. Frank James non ha opposto alcuna resistenza all'arresto. L'uomo è stato fermato nell'East Village tra St. Mark e la First Avenue. Americano, afroamericano, 62enne, è il titolare della carta di credito usata per affittare il furgoncino legato all'attacco trovato a pochi isolati dalla stazione di Sunset Park a Brooklyn. Veniamo alla cronaca locale, uno scontro frontale tra un camion e una Mercedes mercoledì nel primo pomeriggio a Corte Olona lungo la ex statale 234 all'altezza della Galvani, intervenuto anche l'elisoccorso, a rimanere feriti due uomini di 28 e 49 anni, il conducente della Mercedes ora è grave al policlinico San Matteo di Pavia, era in fase di sorpasso mentre dalla parte opposta sopraggiungeva un camion, l'impatto è stato violento, non sono gravi invece le condizioni del camionista. Abitiamo spesso, non ci accorgiamo neppure di quanto siamo fortunati a vivere in Oltrepò Pavese, il prestigioso quotidiano britannico The Guardian, alla rubrica dedicata agli angoli nascosti dell'Europa da scoprire, promuove a pieni voti il nostro territorio, da Fortunago a Costa Cavalieri, passando per Zalatarello, Voghera, promuove un ottimo itinerario per trascorrere un weekend turistico, naturalistico, artistico ed enogastronomico. Pronto meteo per giovedì 14 aprile, poco nuvoloso fino al mattino, salvo addensamenti sui tirrenali di confine, dal pomeriggio aumento delle velature diffusamente sulla regione, assenti le precipitazioni, temperature minime stazionarie, massime in aumento, comprese le minime tra 8 e le massime tra 23 gradi, attenzione ai venti, locale rinforzo sull'Oltrepò Pavese. Queste tutte le notizie che potete trovare aggiornate per il meteo
con il sito prontometeo.it, per tutte le altre notizie su pavia1tv.it, lombardialive24.it, itinerarinews.it, oltre alle nostre pagine social. Editore Agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.